Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Come avete letto dal titolo, questo è un video un po' particolare, nel senso è un try on haul di Shein. Ho ripreso qualcosina, tra l'altro ho ripreso anche alcune cose che avevo già preso ma mi si sono o rovinate o ho dovuto lasciare in Corea quando ho rifatto la valigia, quindi va bene, già questo è un tutto dire. Ma perché vi ho scritto questo titolo? Perché è un try on haul mid-size, perché io sono effettivamente una mid-size, ML dipende un po' dalle occasioni, ma oggi sono voluta uscire un po' dalla mia comfort zone con delle cose che non avrei preso in altre occasioni. In più, se avete seguito gli ultimi video lo sapete, ho ripreso un po' di peso ultimamente, quindi non mi sento proprio in formissima. Questa è una challenge un po' per tutti, ecco, soprattutto per me. Ci tengo molto che passi il messaggio che tutti possono mettersi tutto. Finché state bene a proprio agio, nessuno può dirvi cosa mettervi o cosa non. Quindi tutto quello che sentirete è ovviamente relativo alla mia persona e quindi di conseguenza come mi piace vestire a me, come mi sento più confortevole, diciamo. Delle cose sono nel mio stile, delle cose sicuro verranno rimandate indietro già solo quando ho aperto i sacchetti, diciamo, per controllare che ci fosse tutto. Mi sono accorta e ho detto... questo proprio no. Però partiamo prima di tutto dagli accessori e le cosine, insomma, di beauty. Infatti ho preso un sacco di stickerini per le unghie. Adesso vi faccio vedere tutti, perché sono andata in fissa ultimamente a fare le unghie corte normali. Adesso le devo ancora rifare perché ho fatto il laser e i tatuaggi di recente, quindi non posso mettere le mani nella lampada UV, devo aspettare un po'. Però sicuramente poi questi li utilizzerò e vi farò dei video, credo su TikTok o magari un reel su Instagram. Quindi ho preso questi, che sono tutti olografici, un po' misti in realtà. Ci sono dei serpentini, delle lune, dei cuori, un po' di ghirigurini. Questi sono fatti tipo goccia d'acqua e questi invece sono dei cuoricini, tutti effetto drop, come se ci fosse appunto una goccia di prodotto. Questi mi fanno impazzire, sono molto stile Blackpink, quando si fanno le unghie da Unistella. E quindi vedete, hanno tutto questo design fatto così, un po' stile Venom. Poi, solita tradizione, da Shein si prende un paio di occhiali. Questa volta mi è arrivata questa confezione super resistente, gigante. C'è una storia dietro questo occhiale, cioè non è semplicemente un occhiale bello, wow. Allora, a parte è molto moda, soprattutto adesso, vedete, anche col capello gelato così un po' alla Hailey Bieber, model of duty. Però mentre eravamo appunto in Corea, Rosalba si metteva questi occhiali e lo chiamava l'occhiale veloce. Vi giuro, mi è rimasta così impressa questa cosa che ormai lo vedo ovunque, perché sono ovunque questi occhiali. E lei appunto se lo metteva così, no? Quando dovevamo andare veloci, quindi era un occhiale veloce. Quando siamo andate in anteprima di Avatar 2, ci sta uno dei militari, diciamo, che è anche lui un Avatar, che ha questo occhiale, quindi cioè abbiamo riso per non so quanto tempo. Vabbè, fatto sta che l'ho visto, ho detto no, adesso lo devo prendere. Ed è un occhiale fatto così. È un taglio molto sportivo, ovviamente. Io di solito tendo a prenderne di un po' più classici, però mi sono detta vabbè, proviamo, magari mi sta bene. E secondo me così è figo, cioè immaginatela tipo con una borsetta di quelle in spalla, no? Il problema è che deve rimanere così, perché poi a volte lo metto ma tipo va in su così, diventa tipo così alla ciclope, quindi anche meno. Dovrebbe stare così. Se fosse così, vedete, col sopracciglio tutto fuori, moda. Quindi devo un attimo capire come gestirlo, però carino, insomma, grazioso. Poi per il prezzo che è, giusto per le foto, per le cose, perché poi se vi serve un occhiale per il sole prendete sempre quelli con le lenti fatte bene. Detto ciò, adesso passiamo ai vestiti, come da titolo poi li vedrete anche indossati, perché se no, a parte primo sono neri e già non si vedrebbe niente nella forma, nel design, né nulla. Prima cosa, ho preso questa con maglioncino felpina over, che in realtà quando l'ho visto sul sito ho detto wow, carina, bellina. Poi mi è arrivata a casa, ho detto ma perché l'ho presa? Cioè una di quelle cose che dici ma è rimasta nel carrello per sbaglio. È stata una cosa ragionata e pensata, a quanto pare ragionata e pensata, che mi preoccupa ancora di più. Però magari poi indossata, adesso che la state vedendo, è carina. Quindi non lo so, mi farete sapere voi. Ho preso tutte taglie over perché, ripeto, primo mi sento un attimo out of my comfort zone, comincio a comprare cose over più di quello che già faccio normalmente, il che è paradossalmente sbagliato perché fa un po' l'effetto contrario, preferisco per la mia salute mentale. Ho preso una L che equivale a una 40 sul sito, tra l'altro l'ho pagata 14,99 euro. Vi dico i prezzi che stanno sul sito e non quelli che ho pagato io, perché io avevo poi lo sconto, insomma cose così, quindi l'ho pagato un pelo di
di meno, vi dico quelli che trovate proprio sul sito standard. Poi secondo capo invece è un vestito. Sono stata molto combattuta se prenderlo o meno, più che altro perché ne avevo messi nel carrello tantissimi diversi, in stili differenti. Alla fine ho preso questo perché mi piace molto l'idea della parte sotto rappata bene, quindi che no, avvolgente, il sopra un più morbido. Il mio dubbio ovviamente è quello che, nonostante sia fasciante, spero sia anche un po' modellante, anche perché la parte sotto è un po' arricciata, quindi boh, staremo a vedere. E poi spero non sia troppo corto, perché ecco, io non mi trovo molto con gli abiti corti, magari sì, li metto con le calze meglio. Di questo ho preso una L come taglia, che sul sito è una 44-46 e l'ho pagato 11 euro. Poi per quanto riguarda i pantaloni, questa volta diciamo mi sono andata un po' la pazzatoia, ho preso quasi tutti i cargo perché sono sicuramente tre i miei stile di pantaloni preferiti, perché spesso vestono over, hanno tante tasche e stavolta non ho neanche badato se fossero effettivamente da uomo o da donna, cioè li ho presi indipendentemente. Grigio scuro e nero, mi piaceva tantissimo. Il tessuto è tipo vellutino e sono fatti a costine. Ho preso una L che sarebbe una taglia 50, quindi credo sia da uomo effettivamente questo. Spero mi vada, ma che non sia troppo grande, perché mi piacciono le cose over, ma proprio ma non da perdersele in giro. Sul sito sta 23 euro. Devo dire che ultimamente Shein ha alzato un pochino tanto i prezzi, perché prima sarebbe stato magari intorno ai 17, cose così. Poi questo qui, il prossimo, è un altro pantalone sempre cargo. In realtà dal sito mi sembrava fatto molto 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 meglio, dal vivo è un po' meh per quanto riguarda il tessuto. Poi questi qua che quando cammini fanno rumore, che sentite hanno questa cosa qua, mi urtano un pochino, quindi credo questi li manderò indietro indipendentemente se mi vadano bene, male, non lo so. Comunque sul sito ho preso una L che è sempre una 50 e il prezzo è 20 euro. Anche lì appunto per la qualità secondo me è un po' tantino. Questa invece è un'altra di quelle cose che dici è finita per caso nel carrello, ce l'ho messa io. È una tutina salopette. Io sono sempre alla ricerca di questa famosa salopette perfetta, perché tanto 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 tempo fa ne avevo una che mettevo sempre. Poi a un certo punto si è rotta, sapete, una di quelle cose che dite mannaggia ne avrò dovute prendere tipo 7 Mila, perché era proprio perfetta, aveva tutto. Da quel momento non ho più ritrovata una come dicevo io, quindi costantemente ogni tanto ci riprovo. Questa ho preso una XL che è una 42 sul sito, prezzo 24 euro, che per una salopette in teoria insomma ci potrebbe stare se sembro manny tutto fare. Questa è una di quelle cose che io adoro, io vivo per le giacchette tipo di flanella. Ne avevo portate due l'altra volta a Seoul, avevo preso quella viola e quella mezza e mezza, e sapete che non mi ricordo se ho lasciato entrambe o se ne ho presa una sola delle due. Però ho detto prima prendo questa, che effettivamente è una versione normale, vedete, bianca e nera così. Solo che l'altra volta avevo preso una doppia XL, questa volta ho detto fammi provare con una triple XL, che sul sito sarebbe una 54, prezzo tra l'altro 16 euro, che magari calza un po' più lunga. Non lo so, perché questa è una di quelle cose che ho provato così al volo sopra e mi ricordo che effettivamente è più larga, senz'altro insomma, dopo che prendi una 3XL, però non è più lunga, quindi forse la manderò indietro e riprenderò la 2XL, che comunque già era larga, andava bene, però come lunghezza più o meno quella è. Però mi piacciono molto e mi piace tanto anche il tessuto di queste, perché non è né troppo né poco. Questa qui invece è una maglia in realtà molto basica, normale, solo che anche qui l'altra che avevo l'ho lasciata, quindi ho detto che okay, fammi cercare un'altra. Questa mi ispirava perché era una di quelle nere con la scritta bianca. Ogni uomo è l'architetto del proprio destino, 1997, io sono del 98, ma comunque va bene lo stesso. È molto normale in realtà, sapete quando volete stare a maniche lunghe ma non volete una felpa o un maglione, qualcosa di troppo pesante. Questa è tipo di quelle di cotone, mi piacerebbe dire che sia di cotone, ma in realtà credo sia di poliestere. E ho preso una L che è una 40 sul sito, prezzo 9,99. Questo invece è un pantalone della linea normale. In realtà pensavo di aver preso cose anche della linea curvi, perché non le ho mai prese. Forse ho preso una cosa una volta, però ho detto poi ritento, non l'ho fatto. Non so perché sulla barra di ricerca c'è scritto pantalone a zampa o curvi, però non mi dà della linea curvi. Vabbè, comunque appunto è un pantalone a zampa perché mi piacciono molto come calzano, però ne volevo uno fatto un po' meglio, perché io ne ho un pantalone però è tipo stile leggings per intenderci, quindi lo metti elasticizzato così. Questo
questo invece vedete ha la zip qua, è un po' più spesso come materiale, quindi staremo a vedere se mi va o meno, però secondo me è della linea curvy perché effettivamente è una 0XL, anche io arrivarci magari prima. Il tessuto sembra molto carino, quindi spero calzi come vorrei. Prezzo 13 euro, e appunto ho preso la 0XL. Altro giro, altra cosa nera. Questo lo volevo prendere già l'altra volta che ho fatto l'ordine, poi mi sono completamente dimenticata di metterlo, quindi ho detto no, stavolta ok lo prendo. Tra l'altro mi piace tantissimo la linea Daisy, e questo è un vestito barra maglia. La cosa che mi preoccupa di più di questo vestito è il fatto che serva per forza magari una cinta per segnare il punto vita, che cada un po' troppo dritto, perché mi stanno male le cose che cadono proprio troppo dritte. Quindi vi farò vedere come appunto sta indosso. E l'ho preso perché me lo sono immaginato con le mie nuove scarpine che ho preso, gli agghini. Però in realtà il tessuto, tutto il resto mi piace tantissimo, è morbidissimo. E di questo ho preso una L, che sul sito equivale a una 40. Prezzo 16 euro. Ripeto, mi piace tanto la linea Daisy, quindi spero mi stia appunto bene. Ultima cosa, in realtà è il nostro vecchio amico. Infatti questo pantalone l'ho indossato tantissimo, così tanto a Seul, che a un certo punto mi si è rotto. Ma mi si è rotta la zip proprio. Apri, chiudi, bla bla bla, metti, togli, lava cose. E vabbè, è successo quello che è successo, quindi l'ho ripreso. Ed è il pantalone a vita alta di cui mi avete chiesto praticamente tutti, che è un passepartout da avere. Cioè questo è veramente super bello. Ho preso una XL che equivale a una 42. Non mi ricordo, dovrei controllare, adesso lo controllo, se l'ultima volta ho preso sempre questa taglia. Sarebbe la prova del 9 per capire se mi sono ingrassata o meno. Cioè lo sappiamo che mi sono ingrassata, ma ora controlliamo. Comunque il prezzo di questo è 19 euro. No, ok, l'ultima volta ho preso la stessa taglia. Quindi ragazzi, con questo si conclude il nostro video haul di oggi. Spero vi siano piaciute le cose che vi ho fatto vedere. Lo so che non ho molta fantasia, o non sono cose chissà quanto strane o particolari, però ripeto, io, lo sapete, mi vesto così molto basica. È molto raro che mi vediate indossare altri colori, e non credo cambierà questa cosa, onestamente. Non ce la faccio proprio più forte di me, anche se poi quando mi vesto effettivamente colorata mi scrivete sempre tutti: la quanto ti sta bene questo colore, vedi, dovresti usare. Non ce la faccio, può capitare quella giornata, ma non ce la faccio. Quindi detto ciò, vi mando un bacio grande grandissimo e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!